Ciao, ciao Don Marco, io sono Lorenzo insieme a mio papà Alessandro Verniani e oggi canteremo la canzone più famosa d'Italia, cioè il blu dipinto di blu. Il mio papà suonerà e io canterò. Va bene? Pronto? Sì. Penso Penso che che un un sogno sogno così così non ritorni mai più. All'improvviso venivo dal vento rapito e cominciavo a volare nel cielo infinito. Stare lassù con te. Evviva! Per questo video è tutto. Ciao! Buonasera a tutti quanti da questo nuovo appuntamento con Quark. Il bello della scoperta. E quanto è bella sta scoperta? Tanto bella. Bella sta scoperta. Va bene veramente, eh? Quark, vi aiuteremo a capire che cosa accade in questa quarantena che continua a prolungarsi. La quarantena è diventata una cinquantina, una sessantina. Tombola! Cosa fanno i piccoli umani durante questa quarantena? Lo scopriremo, perché la scienza è un mistero che io non capisco. Perché se la capissi, mi accorgerei che le differenze aiutano le persone a diventare a volte migliori, a volte peggiori. Ma chi lo sa? È che veramente io di questa scienza non capisco niente, non so come fare, veramente. Ma andiamo avanti perché non possiamo preoccuparci di quello che accade in questa scienza. Cerchiamo piuttosto di scoprire che cosa fanno i nostri ragazzi quando sono a casa. Lo vediamo in questa serie di servizi. Ci vediamo. Alla prossima! Ciao! Mamma mia, io vi consiglio di non guardare, mamma mia, c'è pure non guardare, veramente, certe immagini vi faranno veramente paura, mamma mia, la scienza, che problema. Tra il 900 e il 1300 la Chiesa vive un periodo di profonda crisi spirituale e un duro scontro con l'impero. Questo scontro raggiunge il culmine con due grandi personaggi, Papa Gregorio VII e l'imperatore Enrico IV. Siamo tra il 900 e il 1000. Io sono Enrico IV, l'imperatore del Sacro Romano Impero Germanico. Non accetto le tue decisioni del dictatus pape e continuerò a nominare i vescovi conti. Ah sì? Allora io, Gregorio VII, ti scomunico! Fuori dalla chiesa! Famosa umiliazione di Canossa. Sono onorata della vostra presenza presso il castello di Canossa. So che la sua fede è molto forte, Matilde. Ma chi è che ha bussato?
Sono sceso in Italia e sono venuto fin qui a Canossa. Aprite le porte del vostro castello. Vi prego, è gennaio. Sono venuta ad implorare perdono. Ho molto freddo e sono vestito di stracci. Sono 3 giorni che aspetto qui, col capo cosparso di cenere. Cos'altro devo fare per farmi perdonare? Vi prego, Papa, credo che Enrico sia veramente pentito. Mi fido di voi. Revocherò la scomunica. Enrico è stato riammesso nella chiesa, ma i miei rapporti con mio cugino si sono rotti definitivamente. Da allora si dice andare a Canossa per indicare qualcuno che, dopo essersi comportato in modo spregiudicato, ha dovuto riconoscere i propri errori e chiedere umilmente perdono. La famiglia sono le persone e l'amore non ha cognome. La famiglia è un grande suolo, dono e perdono dell'umanità. È l'unione, amore mio, che vince l'ansietà. Stare insieme, insieme a Dio, che ci sorreggerà. Se qualcuno è caduto, sarà amato di più, perché doppia è la gioia del rialzarsi su. La famiglia è una grande stanza, non ha razza, non ha distanza, voci diverse in un solo coro, dono e perdono dell'umanità. La famiglia sono le persone e l'amore. Ciao donna, io il giorno di Pasqua ho, man-
ho mangiato la pasta, ho mangiato fuori con i miei genitori e mio fratello. La mamma aveva apparecchiato con gli addobbi di Pasqua e sembrava di essere un ristorante. Abbiamo mangiato la pasta, poi del pesce, e dopo abbiamo aperto le uova e abbiamo mangiato la colomba che abbiamo fatto io e la mamma. Poi alla sera abbiamo guardato un film, poi oggi invece abbiamo mangiato ancora in terrazza e dopo ho giocato con mio fratello. E venerdì ho ascoltato la tua Via Crucis. Ciao! Ciao Don Marco, il giorno di Pasqua mi sono svegliato, ho fatto colazione e dopo io e tutta la famiglia abbiamo mangiato i tortellini in brodo. Poi di dolce c'era l'uovo di Pasqua della Juve che l'ho rotto con la testa. Poi avevamo un altro uovo molto più grande e io e mia sorella l'abbiamo rotto anche quello con la testa. Poi tutta la famiglia, noi siamo andati giù e poi siamo andati tutti giù, io giravo intorno a casa con la bici mentre loro parlavano. Poi alle 7 abbiamo mangiato, sono andata a fare la doccia e abbiamo cenato. Poi ci siamo messi tutti sul divano a guardare la TV. Ciao! Ciao Don Marco, sono Aleo, questa è stata la mia giornata di Pasqua. Io e Marica ci siamo svegliati, siamo andati giù e abbiamo fatto colazione. Una volta finito abbiamo fatto gli auguri ai nonni, ai zii e tutti i parenti. Poi dopo abbiamo fatto un video molto carino che se vuoi te ne nutriamo. Abbiamo aperto le uova, abbiamo visto la sorpresa e siamo andati a mangiare. Papà ha benedetto tutti. Quando ha benedetto gli uccelli, si lascia andare la colomba pasquale. Invece papà, per sbaglio, perché c'erano le uova dentro, ha benedetto le uova e ne è scappato uno di uccello, il maschio. Poi dopo, visto che i miei cugini sono lontani, abbiamo giocato un po' online per parlare un po' alla play. Dopo siamo andati a mangiare, cioè a cenare, e poi dopo io ho fatto la doccia, anche mamma, papà e tutti quanti. Poi dopo siamo andati a letto e abbiamo visto un film. Ciao Don Marco! Thank you.
giro in bicicletta nel mio giardino. Saluti, ciao! Cosa avete fatto Pasqua? Abbiamo guardato la tua messa, quando vogliamo la tua messa, ci vediamo sempre. E cosa avete mangiato ieri? Io i tortellini e l'arrosto. Con le patatine? Sì. Erano buoni? Sì. E oggi cosa avete fatto? Fateci vedere allora. Questa è la scala per entrare nel soggiorno. Oh, c'è qua la torta di Cresco. Avete messo anche l'olivo benedetto? Sì, lo so. Questo è il piano terra con plastica, carta. La raccolta differenziata. Pallone. Carte. Poi andiamo al primo piano. Qua possiamo passarci le cose. Io butto qua il foglio e lo prendo. Quindi io gli butto la penna e Pietro me la, la prende. Ok, poi? Poi c'è il quarto piano. Addirittura quarto, mazzo, si vola. No, è terzo, è il secondo. Sono sbagliato, scusatemi. Cosa diciamo noi adesso?